Viola Lomoro e Giulia Caminito mi hanno chiesto di parlare di Maria Sibilla Merian, una delle più grandi ricercatrici e disegnatrici di insetti e farfalle di tutti i tempi. Come dice il titolo di questo ciclo di incontri, ci troviamo appunto sicuramente di fronte a una donna che è riuscita a essere eccezionale nonostante vivesse in tempi straordinari. Ci troviamo infatti nella seconda metà del Seicento e quindi in un tempo in cui è molto difficile che una donna riesca a studiare, a pubblicare, lavorare, essere un'artista e anche una scienziata e poi decide di affrontare a livello personale molte trasformazioni nella sua vita che la portano dall'essere sposata, non esserlo più, iniziare a definirsi vedova nonostante il marito fosse vivo e vegeto e abitasse in un'altra città, andare a vivere in una comunità di labadisti. E poi decidere di fare un viaggio con sua figlia da naturalista in Sud America e molte altre cose che Maria Sibilla ha fatto, soprattutto mossa da una grandissima passione per gli insetti. I suoi studi sono stati talmente importanti che lei è una delle fondatrici dell'entomologia moderna. Un'altra cosa, infatti, che la rende una donna eccezionale in tempi straordinari è che l'entomologia della seconda metà del Seicento, a parte qualche piccolo studio che era già in fieri ma che era davvero poco conosciuto, pensa ancora che gli insetti si autogenerino dalla putrefazione e questo fa sì che questa, diciamo, informazione spalmata sull'opinione popolare porti a pensare le persone che gli insetti sono delle bestie diaboliche. Devo dire che nel corso del tempo questa resistenza nei confronti degli insetti non è mutata molto, soprattutto qui in Occidente. Ogni volta che si parla appunto di insetti, io percepisco una fortissima resistenza e la percepisco anche da parte mia, quindi mi sono chiesta se poteva esserci qualche tipo di motivazione, no? Che mi faceva fare resistenza e mi è venuto sicuramente in mente, scusate la citazione molto alta, un film della fine degli anni Ottanta che ha, credo, formato tutta la mia generazione che si chiama Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e che parla appunto di questi ragazzini che per un errore di un macchinario del loro padre scienziato vengono ridotti alla dimensione di una briciola e sono costretti per tornare a casa a cercare di salvarsi, di affrontare un viaggio all'interno del loro giardino. Ovviamente in questo viaggio incontrano molti insetti, quindi incontrano api, farfalle, uno scorpione e sono tutti insetti pericolosissimi che possono appunto causare la loro totale di partita. La cosa bizzarra è che l'unico insetto, diciamo, che si comporta bene con questi ragazzini è in realtà una formica e le formiche, sono degli animali molto feroci, tant'è che quando due colonie di formiche si incontrano tendono ad autodistruggersi. Ma la cosa particolarmente bizzarra è che io sono andata a guardare che tipo di formica veniva rappresentata in questo film ed è la formica argentina. Ora, forse più forse ci siamo anche formati sulla formica argentina, il racconto di Italo Calvino, no? E che parla appunto dell'invasione, perché le formiche argentine sono delle formiche ferocissime, sono tra i 100 animali, non insetti, ma animali più pericolosi del mondo, infatti hanno praticamente colonizzato tutto il mondo e quelle che noi appunto iconograficamente vediamo come formiche sono delle formiche argentine, quindi questi terribili colonizzatori portano, insomma, si portano dietro un grande odio, se non che uno studio che lessi, ora non ho letto più niente, però un paio di anni fa c'era uno studio della Stanford University che diceva che avevano trovato delle formiche che si chiamavano formiche invernali e che riuscivano in qualche modo a combattere e a vincere contro le formiche argentine. Quindi io ovviamente tifo moltissimo per queste formiche invernali e spero che riescano ad arginare l'espandersi, insomma, del potere di queste formiche argentine. Tutto questo l'ho raccontato anche perché sono sicura che questa storia sarebbe piaciuta moltissimo alla Marianne e probabilmente avrebbe fatto delle tavole meravigliose su questo argomento. Comunque, tornando alla vita, che è la cosa più importante appunto di Maria Sibilla, lei è nata in Germania, a Francoforte, nel 1647 ed ha avuto un'infanzia molto fortunata perché è nata in una famiglia di artisti, suo padre
era un incisore, il suo patrigno, perché suo padre è morto quando era molto piccola, era un pittore di nature morte, e poi anche i suoi fratelli erano dei pittori, quindi questo le ha permesso, diciamo, di imparare moltissime tecniche pittoriche e anche di poter andare in giro a, appunto, osservare i fiori, osservare i giardini e soprattutto ad appassionarsi come primo insetto dei bachi da seta. Questo amore per i bachi da seta è molto importante perché in realtà la porta alla domanda cruciale della sua vita, ovvero Maria Sibilla si domanda per quale motivo, nessuno si chieda, se anche altri insetti oltre ai bachi da seta subiscono una metamorfosi. Questa domanda centrale è la domanda che poi la porta a scoprire quello che noi sappiamo oggi dei lepidotteri, ovvero che nel loro ciclo di vita attraversano quattro stadi. Sono prima uova, poi sono bruchi nello stato larvale, poi sono pupe nello stato di crisalide e poi diventano animali adulti, quindi che in alcuni casi sono farfalle. Questo ha fatto sì che appunto lei facesse una scoperta che poi, dopo il suo matrimonio, perché intanto nella sua vita appunto succedono delle altre cose, e anche lì lei sposa un pittore che si occupa di prospetti architettonici, e quindi comunque un altro pittore, e dopo il matrimonio con questo pittore lei pubblica all'inizio un primo libro in cui comunque non si occupa di bruchi, ma si occupa di fiori e poi però finalmente dopo che grazie a vari studi ha raccolto molte informazioni, decide di pubblicare un libro che è molto importante che si chiama La meravigliosa metamorfosi dei bruchi e il loro singolare nutrimento ed è un libro che viene pubblicato da suo marito in due diverse parti. Ed è un libro che consta in totale di un centinaio di tavole in cui lei fa una cosa incredibile, ovvero lei disegna in ogni tavola una specie precisa nelle sue diverse fasi evolutive. Ai tempi appunto si credeva che bruchi e farfalle fossero due specie distinte, invece lei non solo le mette insieme, ma in queste tavole li posiziona al di sopra della pianta di cui si nutrono principalmente, o una, insomma, delle piante di cui si nutrono. E mette addirittura in alcune specifiche tavole anche le larve di cui si nutrono, tipo gli acari, scusate, mette gli acari di cui si nutrono le larve, e poi di fianco a queste tavole scrive un testo in cui spiega dove ha trovato questi insetti, come li ha allevati, come li ha osservati, fino ad arrivare appunto a vederne la metamorfosi. E questo è un libro importantissimo perché lei riesce in un certo senso proprio a creare una nicchia ecologica all'interno del quale mette questa specie, e infatti lei è vista anche come la prima ecologista del mondo. E sostanzialmente questa accuratezza scientifica e questa estrema modernità, sono le caratteristiche principali di questa donna eccezionale, che appunto la fanno diventare così importante nello sviluppo e in realtà nella nascita dell'entomologia moderna. Intanto nella sua vita lei ha avuto due figlie e dopo la sua seconda figlia, in mezzo alla pubblicazione di questi due importanti tomi sui bruchi e le farfalle, lei decide appunto di lasciare suo marito e di trasferirsi in questa comunità labadista nei Paesi Bassi. Il caso vuole che, anche se è una vita molto difficile, perché appunto è una vita molto frugale, in cui lei rinuncia a tantissime cose, riesce ad stare a stretto contatto con la natura e soprattutto riesce a osservare per la prima volta delle farfalle tropicali, perché il gruppo, diciamo i proprietari di questa comunità, del castello in cui questa comunità, viveva, avevano, deciso di aprire un'altra comunità, cosa che in seguito credo abbiano poi fatto, nel Suriname, a nord del Brasile, e quindi nei viaggi per decidere se aprire o no questa comunità, loro portano delle farfalle, delle quali lei si innamora. Quindi quando poi lascerà questa comunità in un'ulteriore trasformazione della sua vita per andare a vivere ad Amsterdam, lei incanala tutta la sua vita nella raccolta di fondi, nella ricerca di persone che possano sostenere l'idea che lei ha di andare a fare un viaggio nel Suriname per poter osservare questi insetti che aveva visto.
E dopo tantissimi sforzi, dopo aver tra l'altro insegnato alle figlie tutto quello che ha, e quindi insomma, dopo che è riuscita a far sostenere la famiglia intorno a queste tavole che tutte quante dipingevano, lei riesce a fare questo viaggio e fa un viaggio del quale potete leggere, perché ovviamente ci sono tantissime cose della vita di Maria Sibilla Merian che non vi posso raccontare, ma vi consiglio di leggere. La bella voce che ha scritto l'Enciclopedia delle Donne, la trovate online perché così potete leggere delle specifiche, appunto. Comunque, dopo questo viaggio, lei, un viaggio ovviamente che tutti le sconsigliavano per il clima, perché lei aveva una certa età, in realtà aveva 50 anni, insomma, non era assolutamente vecchia, e lei scrive un libro che è La Metamorfosi degli insetti del Suriname, che è il libro che la rende famosissima. E non la rende solo famosissima, ma ispirerà anche in seguito, comunque farà appassionare moltissime persone all'entomologia, tra le quali un bambino russo che poi è diventato un grandissimo scrittore mondiale, che è Vladimir Nabokov. E comunque sostanzialmente quello che è meraviglioso della vita di Maria Sibyl Merian, oltre appunto a quello che ci ha lasciato, è la determinazione di una donna che decide di mettere la propria visione del mondo e tra l'altro la propria osservazione del mondo, perché fino a quel momento tutte le tavole che c'erano di insetti erano tavole che venivano copiate da altre tavole. Quindi lei è la prima a disegnare dal vero questi insetti e quindi a mettere appunto la propria visione del mondo al di sopra di quello che del mondo le veniva insegnato e a diventare così una donna importantissima. Sia del mondo dell'arte che del mondo della scienza. Purtroppo, però, nei secoli successivi, nonostante una fama che lei ha avuto nell'ultima parte della sua vita, gli scienziati, hanno, insomma, hanno un po' negato la sua importanza scientifica, dicendo che, le sue erano tavole estetizzanti, non avevano veramente una base scientifica. Ed è solo grazie agli studi di genere che ci sono stati negli ultimi 25 anni, nell'ultimo quarto del Novecento, se la sua figura è finalmente assurda al ruolo che deve avere. Io avrei voluto potervi mostrare delle tavole di Maria Sibyl Merian, però purtroppo non le ho e non ho avuto modo di procurarmele perché, come tutti, sono in questa quarantena che forse. Passatemi questa metafora banale, è una sorta di stato di crisalide in cui siamo tutti chiusi dentro questi involucri di mattoni cemento e altri materiali che compongono le nostre case. Però il caso ha voluto che io mi trovassi in casa con dei disegni, che adesso vi farò vedere, che sono dei disegni a punto croce che ha fatto mia cugina, che tra l'altro si chiama Flora per non farci mancare niente nella simbologia, e in realtà questi disegni sono molto simili. Quando voi andrete a vedere, cosa che spero farete, i disegni di Maria Sibilla, questi disegni sono molto simili perché appunto c'era la pianta, c'era le farfalle, poi c'era il bruco. Ho chiesto a mia cugina Flora di questi disegni e lei mi ha detto che li ha presi da una rivista sicuramente, e quindi ovviamente non c'è alcun rigore scientifico e non posso essere certa che l'ispirazione venga in un qualche modo dai disegni di Maria Sibyl Merian, ma in realtà io voglio pensare che sia così e voglio pensare che le metamorfosi agiscano in tante maniere diverse e che questo sia il modo in cui lei ha voluto stare con me, nonostante io no, non possa che stare qui dentro in questo momento. Thank you.